quando li uso un po'. No, no, vai, assolutamente. Guarda, iniziamo con lui che domani darà delle partenze. 4, 3, 2, mi raccomando, vai piano. Stasera facciamo visto. Le punture, poi domani vediamo. Nicola che non ha bisogno di presentazioni, lui. Ormai ciao, siamo quasi a livello. Lui vince, eh? Andiamo a sentire cosa dice il C-Red a questo punto. Vai. Macchina del Giampi. Il mio amico Lele di Sbotà, guarda che cioè, hai visto che ho il tuo foulard che mi hai regalato l'anno scorso sul sedile della macchina che l'ho si visto, vede. L'ho visto. Ancora nuovo. Sì, perché le cose io le tengo bene. Le andiamo a sentire cosa dice lì quel papazzo. Andiamo. Chi è che parla? Cireddu. Qua c'è Giampi, poi c'è. Ciao ragazzi. Ciao. Damas. Poi abbiamo il 1200 vento, non ci sono oggi, stanno attraccando perché a fine mese c'è il rally in Marocco. E poi abbiamo il Gris Rally per la categoria mono. Una bella ragazza! E poi per la gara di inseguimento il Baja 55 in Romania, 555 in Romania. E un serissimo New Entry, sono andati diversi dei nostri di là. E il Sardegna Legend Rally, ok? Quindi lascio la parola a Dante e poi iniziamo con Gian Pietro. Ringraziamo anche il team Azzurro Rosa che è presente e i concessionari New Valentini. Poi avremo domani Ponente Moto con la cover da provare. E Mercandelli, ok? Poi Briganti, abbiamo... Sto dimenticando qualcosa, Midoff, che è le costruzioni. Super mira, super gentile che sta mette a posto sempre le cose. Ciao! Tanto non lo, Dante, cosa dice Dante? Non lo ascoltiamo. Super Mirko. Qua c'è un qualcuno che fa le gomme coi buchi, qualcosa di simile. Le gomme che se fai i buchi le puoi riparare rapidamente. Col cerotto, esatto. Olè. Fuori al volo. Ma andiamo a sentire cosa dice Dante. Vai, andiamo. Dai. New Valentini. Guarda quanti amici qua. Sì, magari su Facebook non pubblichiamo le sue foto della moto che è andata giù, rimane in chat con noi. Assolutamente. Detto questo, un ringraziamento a tutti, siete stati bravissimi. Ho visto delle foto, ho visto dei video, insomma oggi il percorso non era banale, era, come amo dire, croccante, come lo sarà domani. E certo era umido, se fosse stato asciutto sarebbe stato tutto molto più facile. Cioè io non facevo niente, e anche un po' più veloce, tu non avresti lavorato. Quindi bravi tutti, un ringraziamento a tutti i piloti che hanno partecipato. Bravi. Ne approfitto adesso per dare la parola a Gian Pietro Dal Ben, perché ne approfittiamo intanto per presentare uno dei nostri sponsor, tra virgolette, non è un vero sponsor, ma è un rally che è stato il primo ad aderire e a darci una mano dandoci una wheel card vinta 2 anni fa da Masoni, il quale ha partecipato gratuitamente non pagando l'iscrizione al Touareg Rally 2 anni fa. Ha pagato le spese di assistenza e di viaggio, e quest'anno questo premio ce l'abbiamo di nuovo, è uno dei tanti, solo che noi ci sta molto a cuore, anche perché è stato il primo e ha creduto subito a quello che stavamo facendo. Vieni. Grazie. Gian Pietro Dalbè, presidente del team Energia Sorrisi. 15 anni di Touareg Rally, 20 anni di Touareg Rally, mi hai battuto, e ci siamo conosciuti in uno di questi rally. Io ho sposato la causa di Energia Sorrisi, perché Energia Sorrisi abbina, oltre al team assistenza, anche gli aiuti umanitari
dove si va a correre. In questo caso parliamo di Marocco, sud del Marocco, zone logicamente povere. Ci sono delle zone del Marocco dove forse stanno anche meglio di noi. E detto questo, lui, essendo il presidente di Energia Sorrisi, diciamo è l'organizzatore del team assistenza presso il Tuareg Rally, e penso che negli ultimi anni abbiamo battuto qualunque record per quanto riguarda il numero di piloti a cui abbiamo dato assistenza. Solo due anni fa eravamo in 25, quindi insomma non poca roba. Prego. Allora, ciao a tutti. Ciao Giampi. Ciao Giampi. Grazie, grazie. Ecco, torniamo un passo indietro. Ragazzi, scusate un attimo, anche voi non pubblicate le foto di Umberto Fasulo, per piacere, non le pubblicate, perché ci sono delle assicurazioni e ci sono delle responsabilità degli organizzatori. E fare i fighi perché c'è l'inclinazione più bella e la moto più distrutta in mezzo a un burrone non fa bene a nessuno, perché prima o dopo potrebbe capitare anche noi. Abbiamo qualcuno delle famiglie, qualcuno dei figli, tuteliamo gli organizzatori, ma soprattutto la persona che si è fatta male. E presentare per primi delle foto avendo lo scoop di una moto in mezzo a un burrone non serve a nessuno, anzi è deleterio per la nostra passione. Grazie. Allora, per la precisione, io ho iniziato a correre a 40 anni, proprio col Tuareg Rally, a febbraio ne farò 60, qui, a parte gli gravi infortuni, i due anni del Covid, dovrebbero essere 17 edizioni, comunque non importa. Il Tuareg Rally è una gara molto particolare, è una gara per i dilettanti, che però desiderano cimentarsi anche con dei piloti importanti. Non siamo solamente noi in Italia che offrono l'assistenza a questa gara, c'è ad esempio anche, ci sono anche ad esempio gli amici di Azzurro Rosa, perché riteniamo opportuno che lo sport sia libero per tutti e non vogliamo obbligare i piloti come qualcuno vorrebbe a farli correre in modo esclusivo con un'assistenza. È sbagliato. Noi siamo schiavi della libertà ed è giusto che il nostro sport venga condiviso con le persone con cui abbiamo piacere stare assieme. È molto importante. Con il Dante, da appunto quasi 20 anni che organizziamo la nostra assistenza, che vuol dire assistenza piloti, trasporto moto, volendo anche l'assistenza meccanica. Da sempre la nostra caratteristica particolare è il fatto che dopo l'evento sportivo c'è la pasta asciutta piuttosto che la carne ai ferri o il prosecco fresco con la birra ancora più fresca, e che nel deserto fa la differenza, è molto molto richiesto. Per l'anno prossimo ci sono delle novità importanti per chi conosce il Tuareg, soprattutto il fatto che bisogna iscriversi entro il primo di novembre 2024. La gara sarà la terza settimana di marzo. È importante iscriversi perché, visto e considerato che nel 2024 non si è tenuto il Tuareg Rally, a livello mondiale molti piloti si stanno iscrivendo o si sono già iscritti all'evento, anche se inizierà fra 6 mesi. È molto importante iscriversi nel sito Tuareg Rally 2025. Avete la mail, trovate la mail di Rainer, che è l'organizzatore, scrivete a lui e in modo tale che vi accapariate un posto. Dopodiché potete parlare col Dante o col Giorgio Apostolo o con qualcuno di noi, o con Azzurro Rosa, se avete intenzione di essere assistiti da un team italiano. Ve lo suggerisco
perché nel deserto, in qualsiasi tipologia di deserto, è fondamentale l'assistenza. Avere vicino alcune persone che ti aiutano anche nelle piccole cose fa la differenza. Per quanto riguarda la nostra proposta, generalmente noi, oltre ai piloti, 20-25 dipende, abbiamo una decina di assistenti e mediamente una trentina di volontari o turisti. Ogni gara che noi facciamo a livello internazionale portiamo un bilico di aiuti umanitari, ma questo è un altro aspetto che magari ne parleremo serenamente perché non va data neanche tanta pubblicità. Sappiate che c'è la possibilità, oltre al pilota, anche di partecipare come familiari, perché c'è dell'altro da fare oltre alla gara. La nostra tariffa per il 2025, e siccome le pubblichiamo sempre in modo che sia tutto trasparente, sono 2.300 euro di trasporto moto, attrezzature, borse dei piloti, casse Dakar con tutti i ricambi, gomme già e mousse già montate nei cerchi, alberghi e soprattutto gli aerei. Allora, chi intende quest'anno iscriversi al Tuareg Rally, tenga presente, come sappiamo ormai tutti, che i prezzi degli aerei cambiano molto spesso, aumentando. Abbiamo già bloccato 25 posti su Bergamo, Bergamo-Casablanca, e 25 posti Bologna su Casablanca. Poi a Casablanca, a distanza di 7 minuti, arriveremo assieme. Abbiamo prenotato 50 posti Casablanca e Rakhidia. A Rakhidia, fuori dall'aeroporto, ci saranno una ventina di fuoristrada con